Presidente, buonasera. Diceva il risultato più eclatante di questi 3 anni. Che cosa intende? Anzitutto buonasera anche a voi. Intendo dire che al Del Conero non ricordo una gara dove abbiamo subito 4 reti, e quindi lo ritengo il risultato più eclatante in queste mie 3 gestioni. Un risultato tanto eclatante quanto inaspettato. L'analisi della partita però ha detto che basta veramente poco per far gol a questa squadra. Anche oggi abbiamo visto 4 palle lunghe e 4 gol, quindi significa che qualche problema dietro ce l'abbiamo, e probabilmente, anche se non abbiamo la prova contraria, l'assenza di un giocatore importante come Trombetta ha pesato, però è una giustificazione troppo debole per argomentare una gara come questa, dove di occasioni di gol ne abbiamo avute tante, dove azioni ne abbiamo veramente create tante, ma dove è bastato soltanto lasciare l'opportunità a un buon Marina, che ha lanciato spesso la palla oltre la nostra metà campo ed è riuscito a fare gol, ripeto, su degli errori madornali dei singoli, errori veramente grossi per questa categoria. La tifoseria l'ha contestata a fine partita. Sente di dire qualcosa? Io non l'ho sentito, però allora forse credo che quando le cose non vanno è giusto che tutti siamo, come dire, dentro la contestazione. Noi stiamo cercando di fare del nostro meglio. E è ovvio che se non riusciremo a fare quello che tutti si aspettano, faremo le nostre valutazioni. Presidente, domani alle 19 chiude il mercato. È mercato chiuso per la comunità o ci potrebbe essere qualche altro movimento? Vediamo domani, non ho una risposta da darti. Un passo indietro della squadra oggi, secondo lei? Ma la prestazione francamente c'è stata. Non posso dire che la squadra non ha giocato, non ha creato occasioni, non ha avuto opportunità, ha tenuto la palla secondo me molto più della squadra avversaria, però la squadra avversaria ha fatto 4 gol, quindi dal punto di vista del risultato è un passo indietro notevole. Visciamo ha parlato di primo posto, la squadra ci crede ancora, lei ci crede ancora al primo posto? Io, se ci crede il capitano e ci crede la squadra, figurateci se non ci credo io che faccio il presidente. È ovvio che bisogna anche guardare in faccia la realtà. Siamo ormai, le giornate passano, i passi falsi non li dovremmo più fare, e quindi più passa il tempo più si assottiglia la speranza, anche se ancora non è definitivamente finita, però dobbiamo cambiare passo in termini di risultati. Mentre invece oggi la battuta d'arresto di oggi è pesante da questo punto di vista. Cosa l'ha delusa maggiormente della partita di oggi? Il risultato e la prestazione di alcuni singoli che probabilmente fanno fatica a stare in questa categoria. Grazie e buon Natale a tutti.